Salve a tutti e bentrovati a una nuova pillola di benessere. Oggi parliamo dei due dolci tipici del Natale, ossia parleremo del pandoro e del panettone. Ormai in tutte le case di tutti gli italiani si trova sia il pandoro che il panettone, in realtà non si trovano solo nella loro forma classica, ma abbiamo il panettone farcito, il panettone senza canditi, perché è stato visto che bene o male quasi tutti gli italiani vanno a scartare i canditi, oppure anche in pasticceria ormai c'è l'usanza di trovare il pandoro, il panettone pieno di gelato oppure di varie creme, o anche il pandoro al limoncello. Insomma, in realtà la fantasia in termini di golosità la fa da padrone. Ma vediamo anche quelle che sono le reali origini di questi due dolci tipici italiani del Natale. Per quel che riguarda il panettone, possiamo dire che l'origine è lombarda, per essere più precisi milanese, e in realtà ci sono tantissime leggende che narrano come sia nato questo panettone, però quella data anche come più veritiera ci riporta alla corte di Ludovico, che durante una vigilia di Natale aveva degli ospiti a cena e quindi voleva stupire i suoi ospiti con un dolce innovativo. E allora il cuoco pensò bene di farcire un pane particolare, perché dovette lievitare diverso tempo, farcire questo pane con dell'uva, uva che poi divenne secca durante il processo sia di cottura che di lievitazione. C'è da dire che però la cottura non andò a buon fine e quindi questo pane risultò bruciato in crosta. Nel bel mezzo dello stress generale, un servo di nome Tony consigliò al cuoco comunque di presentare comunque questo dolce, presentandolo come dolce innovativo, come dolce con la crosta bruciata. Quando questo dolce venne presentato a fine cena, fu accolto con grande parere positivo e dopo l'assaggio fu esaltato questo dolce, che venne definito pan del Tony, e da qui il nome panettone. Discorso similare per quanto riguarda il pandoro che in realtà la cui origine pare risalire all'epoca della Repubblica di Venezia, durante la quale si offrivano dei dolci o comunque degli alimenti all'epoca ritenuti prelibati in foglie di oro zecchino. C'è da dire che questo pane, che già era molto giallo, infatti il pandoro, venne presentato senza queste foglie e questo pane venne definito pan de or, e da qui il nome pandoro, che è di origine invece veronese. Sia il pandoro che il panettone, poi il pandoro, c'è anche da dire che il vero brevetto venne registrato nel 1884 da Domenico Melegatti, e da allora questo pandoro, che è anche un dolce che si trova sì a Verona, ma bene o male lo troviamo in tutta Italia, è diventato quella forma classica a forma tronco-conica ad 8 punte, di una consistenza più soffice e per assurdo anche leggermente più calorico del panettone. Tornando a noi, e quindi a quello che ci possono lasciare in termini di calorie sia il pandoro che il panettone, è carino pensare come se noi mangiassimo una fetta di pandoro, e per fetta intendiamo 100 grammi, più una fetta di panettone, arriviamo a mangiare circa 733 calorie. Se pensiamo che un piatto di pasta al ragù, ossia 100 g di pasta più 30 g di vitello con il sugo e la cicoria, bene o male apporta un quantitativo di calorie di 643 circa, c'è da pensare come il pandoro più il panettone siano davvero un elaborato molto calorico. Sicuramente durante il periodo di festa però non mancheranno sulle nostre tavole e sì, certamente saranno consumati. Il consiglio è di mangiarli o insieme al pasto principale o a colazione, magari evitando di mangiare tanti dolci diversi, perché se insieme al pandoro o al panettone andiamo ad aggiungere per esempio il torrone, anch'esso molto calorico, o anche della cioccolata, sicuramente il carico delle calorie sarà ancora più importante. Io vi ricordo che sulla nostra pagina Facebook trovate tutte le puntate andate in onda, e ringraziando Luca Chito in regia, io vi do appuntamento alla prossima pillola di benessere, augurandovi buone feste. Arrivederci.